Buongiorno a tutti, mi chiamo Viola, insieme a Sara siamo le titolari dell'FP Studio Lab, un studio centro Pilates nel cuore di Monteverde. Vista la situazione che ci richiede di stare a casa, ne approfittiamo per creare questi piccoli video, ovviamente fai da te, che vi permetteranno di allenarvi tutte le volte che volete, quindi li potrete riguardare tranquillamente. Sono video di Pilates a corpo libero, quindi mattwork, della durata di 30 minuti. Nel caso di oggi avrete bisogno semplicemente di un tappetino. Se non avete un tappetino come me in questo caso, potete tranquillamente utilizzare un asciugamano. Avrete bisogno di una sedia, come vedete lì in fondo, e avrete bisogno di dei pesetti. Anche in questo caso io non ho dei pesetti e credo che molti di voi non avranno dei pesetti a casa, per cui potete tranquillamente ingegnarvi e utilizzare delle bottigliette d'acqua più o meno grandi, oppure, come nel caso mio, delle passate di pomodoro mutti. E detto ciò, cominceremo in piedi la lezione, quindi mettetevi comodi e cominciamo. Allora, partiamo quindi in piedi, mi metto un pochino più indietro in modo tale che mi vediate bene. Partiamo con i piedi paralleli alla stessa larghezza del vostro bacino. Cominciamo a sentire i riferimenti dell'appoggio dei piedi, quindi sentiamo che abbiamo in appoggio il primo, l'ultimo dito e il centro del tallone. Le altre dita non le dimentichiamo, le dobbiamo comunque sentire ben separate, però proprio come punti di riferimento, quindi prendete primo, ultimo dito e centro del tallone. Cominciate a sentire che questi tre punti cominciano ad affondare nel pavimento, quindi spingono attraverso il pavimento in modo tale che le vostre gambe si attivino. Quindi immaginate che attivando le vostre cosce, attivando le vostre gambe, i muscoli tirino su le rotule verso le vostre anche, in modo tale da cominciare proprio a sentire un'attivazione sia anteriore che posteriore e a cominciare a sentire un allungamento. È importante allungarci, quindi in qualsiasi posizione ci metteremo io vi dirò spesso di allungarvi, che è un pochino poi uno dei concetti fondamentali del Pilates. Quindi andiamo a portare le braccia lungo i vostri fianchi e a immaginare di avere dietro di voi un muro. Quindi immaginate che il centro della vostra testa, il punto tra le scapole e il vostro sacro siano tre punti di riferimento poggiati a questo muro immaginario. Quindi mi lascio un attimino di profilo in modo tale che mi possiate vedere bene. Per cui cominciate a portare l'aria lateralmente e posteriormente, fate una respirazione laterale e quando espirate provate a percepire che i vostri piedi spingono ancora di più nel pavimento, quindi si crea una connessione con l'attivazione del vostro addome. Le cosce si stanno attivando e la vostra colonna si allunga. In questo modo proviamo a sentire che mentre i piedi sono un riferimento verso il terreno, verso il pavimento, il centro della vostra testa vuole andare invece su nel soffitto. Quindi immaginate di aver attaccate alle vostre orecchie dei palloncini che vi tirano su al soffitto. Quindi continuate a respirare in questo modo per 3 o 4 volte. A questo punto, dopo 3 o 4 volte che avete ripetuto questo, cominciate ad oscillare in avanti e indietro. Vi ricordo, l'appoggio dei piedi è importante per evitare di andare o troppo sull'esterno oppure troppo sull'interno. Quindi comincio ad oscillare, continuando però a mantenere tutto quello che ci siamo dette finora. Quindi mi rimetto di profilo in modo tale che mi possiate vedere. Non faccio questo, non faccio questo, mi allungo e nel frattempo oscillo portando il peso in avanti sull'avampiede e poi successivamente sui vostri talloni. L'addome è sempre attivo, vuol dire che lo stiamo tirando in dentro e lo stiamo anche allungando, quindi il vostro addome dovete immaginare che mentre oscillate sale su, come se fosse un ascensore che sale, sale, sale e vuole finire su dentro le vostre costole. Ovviamente le vostre clavicole cercano di rimanere aperte, lo sguardo rimane dritto davanti a voi. Quando siete sicure di questo movimento, rendetelo un pochino più dinamico, quindi provate, sperimentate quello che succede andando un pochino più veloci. La stessa cosa la potete fare andando ad oscillare lateralmente, come se foste dei pendoli. Attenzione perché non è questo, quindi faccio attenzione a non fare questo tipo di movimento, ma proprio a portare tutto il peso una volta a destra e una volta a sinistra. Quindi lo ripeti per 3 o 4 volte, anche qui lo puoi rendere un pochino più dinamico, continuando ovviamente, l'ho detto e lo ripeterò, dirò spesso di allungarvi. A questo punto possiamo mettere insieme i due esercizi, quindi andare a creare una specie di cerchio,
Quindi andate prima in una direzione, mantenendo sempre le clavicole aperte, le cosce attive sia avanti che dietro, l'allungamento, l'attivazione dei vostri addominali. E poi nell'altro verso. Ok. Quindi lo ripetiamo ancora per 4, per 3, per 2, per 1 e ritorno al centro. A questo punto ritrasferisco il peso sull'avampiede e salgo su un piccolo, piccolo, piccolo tacco. Che cosa devo prendere come riferimento? Lo spazio che c'è tra primo e secondo dito del piede. Quindi quello spazietto cerco di sentire che spinge un pezzettino di più nel pavimento. E una volta arrivata su, espirando lentamente, affondi i tuoi talloni nel pavimento, piano piano piano. Non deve essere un crollo, mi rimetto quando mi metto di profilo è perché vi faccio vedere gli errori. Quindi salgo su, quando affondo non faccio questo, ok? Devo continuare a immaginare come se qualcuno mi tirasse su nel soffitto, mentre i talloni affondano. Immaginate di avere dei tacchi a spillo che vogliono forare il pavimento, ma non lo forano così velocemente, lo forano lentamente, 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 in modo tale che le vostre cosce rimangano attive. Non dovete sentire solo dolore ai polpacci, questo è importante. L'importante è sentire che tutta la vostra gamba sta lavorando. Quindi, ripeto, trasferisco il peso in avanti, salgo su un piccolo tacco, sento lo spazio tra primo e secondo dito del piede, continuo ad allungarmi, mi raccomando, e poi affondo lentamente i talloni. E di nuovo, quindi sali su un piccolo tacco e poi riaffondi, riaffondi lentamente. Di nuovo sali su e affondi, e mano a mano che prendi confidenza col movimento e senti che non stai barcollando, non stai cadendo e soprattutto il peso non lo vai a trasferire sui mignoli quando sei su, allora sì che gli puoi dare un pochino di ritmo, creando anche dei piccoli molleggi in su, quindi dai l'accento in su. Op, op, lo ripeti ancora per 5, per 4, per 3, per 2, per 1. Adesso invece affonda con l'accento in giù. Attenzione perché non devo sentire il rumore, non è boom, non è un botto tutte le volte che vado giù con i talloni. Affonda, è vero che l'accento è in giù, ma sempre lentamente, senza crollare. Ancora per 4, 3, 2, 1 e ritorno giù. Ok, a questo punto le nostre gambe sono attive, le sentirete sicuramente attive, i vostri piedi sono ben poggiati a terra. Saliamo sulla parte superiore, quindi inspirando facciamo salire su le scapole verso le orecchie ed espirando le riportiamo giù lentamente. Attenzione perché il fatto che io stia lavorando in questo momento sulla parte alta non vuol dire che devo abbandonare quello che stanno facendo le gambe, quindi comunque i piedi spingono, comunque le gambe sono attive, ma inspiri, fai solamente salire le scapole e le spalle sulle orecchie, espirando le riporti giù. Portarle giù non vuol dire spingerle, mi raccomando, quindi posale delicatamente. Ancora una volta inspiri e sali ed espiri le riporti giù e ancora inspiri e sali e espiri le riporti, inspiri e sali e quando espiri senti che i tuoi piedi spingono ancora di più, attiva il tuo addome, senti che c'è una connessione tra quello che stanno facendo le tue scapole, quello che sta facendo il tuo addome e quello che fanno i tuoi piedi, è tutto collegato. Ora il movimento invece cambia, quindi le spalle vengono in avanti, è un movimento piccolo perché non devo portare sulle spalle, quindi le porto semplicemente in avanti e sento che le scapole si stanno allontanando in questo modo, la muscolatura dietro si allunga un po'. Porto le spalle indietro, quindi stavolta le scapole si avvicinano, mi metto di profilo. Le scapole si avvicinano e quindi vado ad attivare la muscolatura che c'è tra la colonna vertebrale e le vostre scapole. E quindi di nuovo inspiri, porti le spalle in avanti ed espiri, le porti indietro. Inspiri, le porti in avanti ed espiri, le porti indietro. Continua ad allungarti, continua a sentire la spinta dei tuoi piedi al pavimento e ripetilo ancora per 2 volte, per 1 volta e ritorni. A questo punto disegni anche per quanto riguarda le spalle, delle belle circonduzioni, quindi passa per tutte queste posizioni che abbiamo appena visto, ancora per 2, ancora per 1 e poi andiamo nell'altro verso. Mi riporto in avanti. Ok, a questo punto cominciamo a muovere le braccia, quindi facciamo salire le braccia in avanti. Ok, con le dita è come se il movimento partisse perché le dita tirano verso le pareti laterali. Le spalle rimangono basse, che cosa vuol dire? Che sto cercando di attivare questa muscolatura qui sotto. Noi spesso diciamo ancorate le scapole.
Cerchiamo di rendere un pochino più semplice questo concetto. Devo cercare, mentre faccio salire il braccio, di non far salire le spalle alle orecchie e quindi di non creare disorganizzazione in tutta questa zona. Quindi cerco di mantenere le clavicole aperte, le braccia salgono, sono tese. Vado a farle salire ancora, però come vedete le spalle rimangono giù. Sento che c'è un movimento nelle scapole, quindi posteriormente avviene qualcosa e le riporto giù. Sembra un movimento semplice, in realtà se fatto bene risulta abbastanza faticoso. Perché? Perché devo mantenere le braccia tese e devo cercare di evitare appunto di far salire sulle spalle, che sarebbe la cosa più semplice da fare in questo caso. Quindi fai salire le tue braccia, senti che dietro le tue scapole si muovono. Le braccia quando salgono, soprattutto questa parte del tuo braccio, sta facendo una leggera spirale verso l'esterno, ma devi continuare a sentire che le dita tirano e che questa muscolatura rimane attiva, quindi vai ancora, ripeti il movimento. Già da questo movimento voi potrete sfruttare i vostri pesetti, per esempio, non per forza, io adesso lo faccio a corpo libero, però se avete voglia potete prendere già i vostri pesetti, i mutti vari, le bottigliette d'acqua e fare la stessa cosa con i pesetti. Sentirete che ovviamente la cosa si fa un pochino più intensa. Quindi ripeti ancora, fai salire le braccia e le fai scendere. Ancora una volta e poi le riporti lungo i fianchi. A questo punto andiamo a fare il movimento opposto, quindi portiamo le braccia indietro cercando ancora una volta di stimolare la muscolatura posteriore. Ti ricordo che devi continuare ad allungarti, quindi non ti ritrovare a fare questo. Allunga, ti mantieni aperte le clavicole, senti che l'omero adesso, questa parte del braccio, sta facendo una leggera rotazione verso l'interno. Le tue scapole si stanno avvicinando, le tue clavicole si aprono, i tuoi piedi spingono e la tua colonna si sta allungando e ritorni. E ancora, vai, senti che se lo fai bene è intenso il movimento, attivi tutto, non c'è una parte del corpo che non stai attivando. Lo ripeti ancora una volta e poi mettiamo insieme questi due movimenti, quindi fai salire sulle tue braccia, poi le fai scendere, intraruoti, avvicini le scapole e di nuovo fai salire e scendere. Devi mantenere una tensione costante. Ti dico che ti aiuta tanto provare a percepire che le dita stanno sempre tirando in maniera opposta rispetto a quello che è l'aggancio e la tensione delle tue scapole. Ok, quindi ripetilo ancora per due, ancora per uno e ritorni al centro. Ok, a questo punto siamo pronti per sdraiarci. Andiamo a pancia in su. Allora, da qui non so se mi vedete, penso di sì. Prendiamo prima la posizione, quindi come quando eravamo in piedi, cerchiamo di sentire il centro della testa, il punto tra le scapole e il vostro sacro in appoggio. Abbiamo l'appoggio dei piedi che comunque rimane importante. Allineiamo bene le nostre gambe, quindi le ginocchia non dovranno andare verso l'esterno oppure toccarsi, rimangono parallele, ok? A questo punto, quindi, una volta che abbiamo sentito la nostra posizione di riferimento, questa posizione che io vi dico sempre da in piedi, da sdraiate, lo vedremo anche dopo, si chiama neutro, è una posizione di riferimento, ok? Quindi proviamo a prenderla e proviamo ad incrociare le nostre mani dietro la nostra testa, portando i pollici a sostegno del tratto cervicale, quindi in questo modo. Pollici a sostegno del tratto cervicale e gomiti nel campo visivo. Abbiamo lavorato sull'azione della scapola, quindi anche una volta che ci sdraieremo, proviamo a sentire che le nostre scapole sono ben ancorate alla gabbia toracica, quindi non ci ritroviamo mai con le spalle su verso le orecchie. Mi avvicino un po' in modo tale che continuate a sentirmi. Allora, quindi ci sdraiamo. Ecco, sono proprio appiccicata. Ok. Ci sdraiamo e cominciamo a respirare portando sempre l'aria lateralmente e posteriormente. Ora lo sguardo lo avete al soffitto. Piano piano, mentre la testa viene su ed è pesante tra le vostre braccia, quindi ricordate sempre che il movimento non parte dalla vostra testa. La testa è pesante tra le braccia, la testa comincia a salire sostenuta dalle braccia, lo sguardo dal soffitto piano piano scende al vostro pube. Ok, arrivate fino più o meno alla puntina inferiore delle vostre scapole, mantenendo lo sguardo al pube. Rimanete un attimo in questa posizione, cercando sempre l'attivazione dell'addome. E lentamente ritornate giù, piano piano.
Ancora prendo aria ed espirando salgo, 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 portando lo sguardo quindi dal soffitto al pube. È come se voi stesse disegnando una traiettoria dal soffitto verso il pube. E ritorni piano, piano giù. Ancora prendi aria, espirando sali. Cerca di mantenere appunto la posizione neutra del bacino, cerca di non andare a portare troppo il pube all'ombelico, rilascialo il più possibile neutro il bacino. E ritorni, ancora prendi aria ed espirando piano piano sali, sali, lo sguardo va al pube e ritorni piano piano giù, ancora espiri, sali e inspiri e torni. Lo ripeti, diciamo per 6-8 volte, rimani su, mantenendo, ripeto, le scapole ancorate, quindi non portare le spalle sulle orecchie. Mantieniti su e fai dei piccoli molleggini, piccolini, continuando a tenere l'addome tirato in dentro e in su. Continua, continua. Senti bene l'appoggio dei piedi e controlla che le tue gambe siano perfettamente allineate. Lo fai ancora per 4, per 3, per 2, per 1 e torni giù. Per chi vuole sfidarsi un pochino di più, possiamo tenere le gambe a tavolino. Vi faccio semplicemente vedere com'è l'esercizio, poi se voi volete ve lo fate in questo modo, altrimenti continuate così, in maniera insomma molto basica. Per cui posso staccare una gamba, portare la gamba a tavolino, a questo punto mandare leggermente il pube verso l'ombelico, quindi sentire che tutta la vostra colonna si poggia e stacco l'altra gamba. Quindi lo stesso esercizio che ho fatto ora lo posso ripetere, ma con le gambe in questa posizione. È un filino più sfidante, quindi attenzione alla colonna vertebrale. Potete anche lasciare i talloni giù. L'importante è che continuate a sentire che tutta la vostra colonna è poggiata. Stessa cosa la possiamo fare, riporto i piedi giù a terra per andare a lavorare invece sul piano obliquo. Quindi vengo su con la testa. Lo sguardo lo porto al pube, a questo punto ruoto le costole di destra verso sinistra. Il vostro sterno è come se stesse illuminando il centro della vostra gamba sinistra. Torni al centro e riscendi giù con la testa. Ritorni su, quindi espiri. Inspira e adesso mentre espiri ruoti le costole di sinistra verso destra. Attenzione perché il movimento non è nel bacino, vi potete controllare, avete la testa su quindi il bacino lo vedete, non dovete muovere il bacino, dovete tenerlo stabile, è la parte alta che si sta ruotando, quindi dicevo lo sterno stavolta sta illuminando la coscia destra, il centro della coscia destra, ritorni al centro e scendi. Anche questo lo potete ripetere 6 volte per lato e stessa cosa potete farlo con le gambe su o con i talloni poggiati verso gli ischi. Ora, porto i piedi giù, non so se mi vedete, credo di no, proverò a guidarvi con la voce. Prendiamo aria, mentre espirate sentite che l'addome si scava ancora di più, scava, scava, scava e senti che il tuo pube sale verso il soffitto. Quindi si dice pube all'ombelico, in modo tale che tutta la tua colonna si poggi completamente, ancora però senza attivare i muscoli dei tuoi glutei. Cerca soltanto di sentire che il tuo addome che si scava e quindi la tua colonna si sta allungando. Ritorni neutra, quindi ritorni alla posizione principale di prima. Di nuovo espiri, scavi l'addome, mandi il pube verso l'ombelico. Ritorni neutra di nuovo. Ancora scavi l'addome e ritorni, ripeti questa mobilizzazione per 4-5 volte. Alla quinta volta rimani con il pube verso l'ombelico, quindi hai tutta la colonna spalmata, senti che i tuoi piedi spingono nel pavimento, quindi non perdere l'appoggio dei piedi e cominci a salire con il tuo bacino. Sali, non salire tanto, cerca sempre di sentire come punto di riferimento il punto tra le scapole che rimane ancorato. Una volta che sei qui su, continui a spingere i piedi, continui a mantenere le ginocchia, le gambe parallele e continui a pensare al pube che viene all'ombelico, quindi scava il tuo addome, attiva bene la parte posteriore delle tue cosce, attiva i tuoi glutei, scava, scava, scava il tuo addome e lentamente risrotoli, snoccioli la colonna e ritorni giù. Di nuovo, scava l'addome, manda il pube all'ombelico, la tua colonna si spalma, il tuo bacino sale, i tuoi piedi spingono. Cerca di avere la sensazione che mentre il tuo addome si sta scavando verso il tuo viso, le tue ginocchia stanno tirando verso la parete di fronte in modo tale da dare la possibilità alla tua colonna di continuare ad allungarsi. E ripeti questo movimento
per 5-6 volte. Sentirai che tutta la parte posteriore andrà un po' a fuoco. A questo punto, se pensi di farcela, io te la do come alternativa, puoi tranquillamente provare a staccare un piede e poi dopo l'altro, quindi alterni, ti faccio vedere. Cerca di creare una diagonale di supporto, quindi prova a sentire che la scapola destra e il piede sinistro spingono di più nel pavimento e stacchi la gamba destra. La puoi staccare solamente se percepisci e vedi che il tuo bacino rimane allineato. Se stacchi la gamba e fai questo, non lo staccare, rimani giù piuttosto e continua a sperimentare questa posizione. Se invece senti che riesci a mantenere questo allineamento e questa diagonale, invece stacca. Stacca, diventerà più sfidante per la gamba che rimane, che deve continuare a spingere, ok? Questo si chiama bridging, questo esercizio. E poi, dopodiché, lentamente articoliamo la colonna e ritorniamo giù srotolando. Portiamo un pochino le gambe al petto, quindi rilassiamo un pochino la colonna, possiamo disegnare dei piccoli cerchietti, sia in un verso che nell'altro. Facciamo un bel respiro e ci portiamo su. Ora andiamo a vedere la posizione quadrupedica, quindi andiamo in quadrupedia, vuol dire che siamo in ginocchio come se fossimo dei gattini, per questo è importante avere l'asciugamano perché diciamo se avete un parquet, se avete un pavimento duro ovviamente vi può dare fastidio, vi potete fare male. Portate le mani, i polsi in linea con le vostre spalle e le vostre ginocchia in linea con le vostre anche, puntate le dita dei piedi. Quindi tenete le dita puntate giù nel pavimento, ok? Aspettate che provo, scusate, tutto, ecco, vediamo. Sì, insomma, i vostri talloni devono guardare indietro. Ora comincia a respirare, a cercare il tuo allungamento anche in questa posizione. Che cosa sarebbe importantissimo fare? Sarebbe importantissimo affondare, spingere le tue mani contro il pavimento, come se tu lo stessi respingendo. Quindi senti che le tue braccia sono attive, cioè non mi devo ritrovare in questa posizione, non devo piegare i gomiti, le braccia sono ben tese e il tuo sterno è su. I tuoi ischi guardano indietro, ma il tuo addome è attivo, quindi attenzione a non fare questo con la zona lombare, attivate l'addome. L'addome che in questa posizione vorrebbe crollare giù nel pavimento, non glielo dovete permettere, dovete tenerlo con voi, tirare, tirare, tirare in modo tale che anche la vostra colonna si possa allungare. Quindi respira in questa posizione, prova a percepire che il centro della tua testa vuole andare verso la parete di fronte mentre i tuoi ischi stanno esattamente puntando nella direzione opposta. Continua a spingere le tue braccia, le tue mani giù nel pavimento, allunga, ti fai qualche respiro in questa posizione. A questo punto, dopo aver respirato 3 o 4 volte, cominci a percepire che il tuo coccige viene verso le tue gambe, quindi viene in avanti, viene verso il pube viene verso l'ombelico. E lentamente vai ad arrotondare la tua colonna vertebrale. Questo esercizio si chiama gatto cammello. Quindi ci arrotondiamo sempre percependo la spinta delle braccia e l'attivazione dell'addome. Lentamente ci srotoliamo, quindi riapriamo gli ischi, ci riallunghiamo continuando a spingere le braccia. E di nuovo arrotondiamo la nostra colonna vertebrale. Avviciniamo i nostri ischi, quindi la parte posteriore delle cosce attiva, il pube viene in avanti, le braccia spingono, la colonna si allunga e lentamente srotoli la colonna. Lo ripeti ancora, scava l'addome, ti arrotondi e ritorni neutra. Neutro. Addome che si attiva, allungati e ritorni neutro. Ora da qui affonda le tue braccia più che vuoi, stacca un filino le tue ginocchia, quindi mantieni questa posizione del tavolino, tira l'addome in dentro, allungati, allungati più che puoi, stai lì per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ti riposi e ti allunghi un attimo. E quindi ripeti, di nuovo in posizione, allungati, mi raccomando, attiva l'addome e scusate, ok, stacco le ginocchia per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno, ok.
A questo punto provo a creare la diagonale di supporto anche in quadrupedia, quindi provo a sentire che la mano destra e il ginocchio sinistro spingono bene nel pavimento. Stacco la manina sinistra. Mentre la manina sinistra si stacca e il gomito si piega, il braccio destro continua a spingere e ritorni giù. Stessa cosa dall'altra parte, quindi stacchi la manina destra. Cerca di mantenerti allineato, non c'è torsione mentre fai questo, e ritorni. Ripeti, stacchi e stacchi, facendola diventare quasi una piccola marcia sul posto. Ancora per 4, 3, 2, 1. Ripoggi entrambe le mani e ora cominci a piegare i tuoi gomiti come se stessi facendo... No, come se stessi, stai facendo una flessione, ma le tue scapole non si avvicinano. Non si avvicinano, quindi le tue mani devono continuare a respingere il pavimento. Ristendi le braccia e allungati. E di nuovo piego e stendo. E piego e stendo. Ancora. 4. Stendo. 3. Stendo. 2. Stendi. 1. Stendi e ti allunghi. Ok. Ovviamente puoi ripeterla quante volte vuoi questa parte. Io ora ti do un riferimento di ripetizioni, ma tu lo puoi fare quante volte desideri. Ok, a questo punto ci andiamo ad alzare in piedi e prendiamo i due pesetti. In questo caso possiamo, dato che il tempo è poco, non abbiamo, diciamo, un'ora a disposizione, no? Però vi do delle possibilità. Potete utilizzare la sedia oppure potete utilizzare il muro. In che modo? Se utilizziamo la sedia, ci sediamo tranquillamente sopra la sedia, così, cercando di sentire l'appoggio degli ischi, quindi sento bene gli ischi e soprattutto mi allungo, anche quando sono seduta mi devo allungare, mi metto di profilo, mi allungo sempre percependo che l'addome si tira in su, non deve essere questo, non deve essere questo, l'addome si attiva, i piedi stanno comunque... Sono attivi i piedi, sono attivi le gambe, la colonna si allunga. Quindi una volta che trovo questa posizione posso prendere i pesetti, ok? La seconda posizione che potete prendere, poi vediamo più nel dettaglio gli esercizi, è stando al muro. Quindi, schiena appoggiata al muro. Vi conviene farlo con i piedi scalzi o con un antiscivolo sotto. Poggiate la schiena al muro con i piedi un filino più avanti. Le clavicole sono ben aperte, qui avete proprio il muro dietro, quindi la posizione di riferimento la potete sentire benissimo. E andate a immaginare di sedervi su uno sgabello, solo che lo sgabello non c'è. Le vostre gambe sono attive, il vostro addome è tirato, la vostra colonna si allunga bene, ok? Quindi potete rimanere in questa posizione o fermi, oppure aggiungendoci gli esercizi per le braccia che andremo a vedere adesso. Mi piacerebbe rimanere qui, ma mi siedo perché così mi sentite meglio. Allora, prendiamo i pesetti, che in questo caso appunto sono le passate di pomodoro, e partiamo in questa posizione. Quindi, gomiti in linea con i vostri fianchi, non appiccicati, leggermente staccati, non indietro, non in avanti, in linea. A questo punto prendiamo aria ed espirando stendiamo le braccia, come se stessimo porgendo le passate di pomodoro a qualcuno. E inspirando ritorno. Vi ricordo sempre che le passate di pomodoro vogliono andare verso la parete, ma le vostre scapole rimangono ancorate. Quindi ripeti, stendi le braccia e ritorni. Stendi le braccia e ritorni. Ripeti per circa 6 volte. Una volta che abbiamo raggiunto le 6 volte con le braccia tese, cominciamo ad aprire un pochino le nostre braccia. Poco, 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 mantenendo quindi le passate verso le pareti e le scapole ben ancorate, e ritorni, e pieghi, e di nuovo stendi le braccia, apri le tue braccia, ritorni parallela e chiudi. Io parlo al femminile, scusate, in realtà questo è un allenamento che va bene per chiunque, quindi scusate i maschietti, ma niente, sono fissata, vabbè. Ancora una volta, rimani con le braccia aperte, da qui disegni dei cerchi, piccoli, prima piccoli, li ripeti per 5, per 4, per 3, per 2, per 1 e nell'altro verso. 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno. Ok, direi che per oggi è andata. È sufficiente, avete un pochino di materiale sul quale potervi basare, sul quale fare dei piccoli workout. Spero vi sia piaciuto.
Allora, vi chiedo se avete voglia di filmarvi mentre fate questi allenamenti, di taggarvi che con FP Studio Lab e quindi di mandarceli o attraverso le vostre storie oppure anche privatamente, in modo tale da immaginare quasi di essere veramente insieme. E se avete domande, suggerimenti, richieste particolari, vi prego di farcele perché ci fa veramente veramente piacere. Grazie mille, un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo presto.